Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vado verso il Senato perché devo andare in commissione e devo votare, però non mi posso perdere una diretta con voi su questo invito perentorio che il non parlamentare, ma solo segretario, così per cooptazione, Enrico Letta ha chiesto ai giocatori della nazionale. Cioè, vi dovete inginocchiare, perché ce n'è sempre una, no? C'è sempre un motivo per cui inginocchiarsi. Letta è maestro dell'arte dell'inginocchiarsi. Enrico Letta, che sapete non è parlamentare, perché lui si rifugiò in quel di Francia, perché sapete, il popolo italiano a lui non è che faccia impazzire. Lui è abituato, Enrico Letta è abituato a ben altri palcoscenici, a ben altri contesti. I salotti francesi gli si addicono parecchio, quindi lui se n'era andato dall'Italia, si era ritirato dalla politica e si era rifugiato in terra francese. Evidentemente coi francesi e col potere francese si trova a meraviglia. Lui e quell'altro, non mi ricordo neanche come si chiamava, un altro che addirittura aveva partecipato alle elezioni europee con i francesi, col partito di Macron, Sandro Gozzi, una roba del genere, l'ho dimenticato. Potevamo dimenticarci anche di Enrico Letta, soltanto che il PD, in preda ai suoi deliri, lo ha richiamato. Siccome giustamente non sapeva come autoflagellarsi, non sapeva come autoesplodersi, allora ha chiamato giustamente Enrico Letta. Enrico Letta, uomo che già lo conosciamo per essere avvezzo a questo atteggiamento della genuflessione, e cosa ha fatto? Ha invitato i giocatori della nazionale appunto a inginocchiarsi. Ha detto: ah, quello che abbiamo visto l'altro giorno è vergognoso, soltanto pochi giocatori si sono inginocchiati in segno di solidarietà, perché ripeto, ce n'è sempre una, cioè lui che una volta è DDL Zan, l'altra volta sono le polemiche sul razzismo. Poi le battaglie che dovrebbero caratterizzare un partito di sinistra, tipo la difesa del lavoro, su quello lui non c'è, perché Letta il lavoratore lo schifa profondamente, l'operaio lo schifa profondamente. Enrico Letta è uno che sta molto a suo agio nell'ambiente, nei salotti dei manager, dei CEO. Lui è uno che traffica, no? su queste cose. Lui ama stare con la gente che conta, ama stare con i salotti, nei salotti, coi banchieri, coi manager, appunto, perché appunto lui se n'era andato in Francia, dove governa Macron, un noto uomo di popolo, ed è ritornato ovviamente per reggere il moccolo a Draghi, un altro che ovviamente l'elezione non sa neanche cosa sia. Lui è sempre stato cooptato, questo Mario Draghi, esattamente come Enrico Letta, uno che guida il Partito Democratico da non parlamentare e si permette di dire agli italiani cosa dovrebbero fare. Quindi inginocchiatevi, cari italiani, a maggior ragione adesso vi dovreste inginocchiare, adesso che arrivano i soldi dall'Europa. Non so se oggi i giornali erano un trionfo di questi soldi dall'Europa. Io un anno che sento parlare di questi grandi soldi che arrivano dall'Europa e finora non è arrivata una benemerita mazza. Arrivano i soldi dall'Europa, dicono loro, arrivano i soldi, e quindi io dico alla Sciura Maria: signora, cara Sciura Maria, visto che arrivano tanti soldi dall'Europa e si parla della New Green Deal, dell'elettricità, no? Quindi finalmente con questi soldi che arrivano dall'Europa, signora Maria, lei finalmente si vedrà la bolletta della luce più calmierata, più giusta, più equa, una bolletta della luce in cui lei paga soltanto il consumo diretto e non più le tasse che invece lo Stato mette. Quindi, visto che lo Stato prende i soldi in nome del New Green Deal, in nome della transizione ecologica, quindi non vedo perché debba caricare sulle bollette, attraverso le accise, la tassazione, gli oneri di sistema, l'IVA e quant'altro, perché dovrebbe caricare un costo che come consumatore non ci azzecca nulla. E dico anche invece al Cumenda, al mio amico Cumenda, il quale non ha ancora ricevuto nulla dall'ultimo decreto, dagli ultimi tanti soldi che dovevano arrivare per conto di Draghi, e che ovviamente non sono arrivati, come non erano arrivati neanche quegli altri. Dico: no, Cumenda, non ti preoccupare, perché adesso finalmente arrivano i tanti soldi dall'Europa, e quindi lo Stato, per esempio,
ti abbasserà un po' le tasse, ti farà pagare un po' di meno il costo del lavoro, così tu potrai anche non licenziare, potrai magari assumere dei giovani, che è l'unico modo che noi conosciamo per assumere anche i giovani, cioè far pagare di meno al datore di lavoro, in modo che abbatti quel famoso cuneo fiscale che ormai è una tiritera che continuano a raccontarci, però di fatto quel cuneo fiscale rimane bello lì appeso ed è una sofferenza per il datore di lavoro, che così non può assumere di più, non può pagare di più il proprio dipendente. Ma adesso finalmente arrivano i tanti soldi dall'Europa, e questa Europa verso la quale Enrico Letta ha chiesto e ottenuto per anni, lui e il suo Partito Democratico, di genuflettersi. Quindi adesso arrivano i soldi all'Europa, quindi lo Stato magari pagherà anche i debiti della pubblica amministrazione, no? E quindi non ci saranno più problemi per coloro che aspettano, magari sono lì in bilico, che loro devono pagare tutto lo Stato, ma lo Stato può non pagare. E poi, caro Comenda, finalmente ti arriveranno tutti i soldi, ti arriverà anche quel giusto riparo per un anno di attività dove tutto era precluso, nulla poteva essere in qualche modo riavviato. Arriveranno per i ristoranti, per i locali, per gli esercizi commerciali, per le palestre, insomma per tutto il mondo del piccolo commercio, che ancora una volta invece si vede raggirato dalle grandi compagnie tipo Amazon, che può oggi festeggiare il suo Amazon Prime, che è un altro modo per lanciare che cosa? Dei servizi particolarmente brandizzati che consentono ad Amazon di ancora una volta fanno concorrenza sleale agli imprenditori che operano nel campo del commercio e della produzione, e poi di lanciare anche nuovi prodotti, tra cui per esempio un servizio bancario, già perché Amazon è pronta con Amazon Prime a diventare sempre più una banca. Bene, insomma, caro Letta, io non ho tanto da dirti, se non che questo tuo atteggiamento arrogante di uomo che è noto e ai più soltanto per il cognome che porta, perché è nipote di Gianni Letta. Quindi, caro Letta, prima di parlare agli italiani, prima di sentirti un padre eterno, stai tranquillo, non sei ancora niente, sei soltanto un segretario di un partito che, tra l'altro, se non fosse stato per il Movimento 5 Stelle che ti andava a prendere dall'opposizione, non avreste neanche visto la palla in questa legislatura, però si sa, il Movimento 5 Stelle vi ha voluto beneficiare di questa nuova vita, nonostante la sconfitta, anzi la vera e propria scoppola che prendeste alle politiche. Va bene, quindi, caro Letta, puoi tranquillamente tacere. Se non lo vuoi fare, beh, allora ti prendi una serie di commenti che ho visto scorrere lungo questa diretta e che ho visto anche nei post che ti hanno riguardato. Quindi lascia perdere tutte queste cazzate, lascia perdere, lasciamo giocare gli atleti, facciamo fare agli atleti quello per cui alla fine ci aspettiamo, cioè essere concentrati sul gioco. Evitate la politicizzazione, perché avete rotto le balle voi con il vostro politicamente corrotto, non corretto. Ciao.